Mina invadente come al solito, ma fa niente, ignoratela voi, ignoratela. Eccoci con il nostro secondo wrap-up TBR. Scopriremo adesso se sono riuscita a concludere la mia TBR mensile di gennaio e scoprirete invece quale sarà quella di febbraio. Ho deciso di fare un azzardo, ma partiamo con il wrap-up dei libri appunto letti a gennaio. Il primo libro l'avevo iniziato a fine anno ed è Il segreto di Amanda di Christina Schwartz. Un libro per cui non avevo delle altissime aspettative, sia per il periodo storico in cui è ambientato, quindi inizio Novecento, sia per il tipo di trama. Mi sembrava un po' troppo lunghetto, noiosetto, pesantetto. Ma devo dire che, superata appunto la metà del romanzo, mi sono ritrovata catapultata in questa storia e non vedevo l'ora di scoprire quale fosse il finale, che incastrava tutto. La cosa che mi ha sorpreso di più e che mi ha attratto di più di questo libro è il fatto che, quando pensi di avere in mano la chiave del mistero di Amanda, appunto, subentra qualche altro fattore che ti fa completamente cambiare rotta, e questo mi è piaciuto molto. Su Goodreads gli ho dato 4 stelle. A proposito, se non mi seguite su Goodreads, trovate alla fine del video il mio nome su Goodreads. Accetto praticamente tutte le amicizie, non preoccupatevi. Non vedo l'ora di condividere le mie letture anche lì. Un ottimo modo per spoilerarsi le letture che sto facendo e quante stelline do ad ogni libro. Il secondo libro di cui andiamo a parlare è Colpa delle stelle di John Green. Su questo non mi voglio soffermare troppo. Uno, perché penso che tra tutte quelle che vi nominerò sia la storia che conoscete di più, se non altro per fama, anche se non avete letto il libro, magari avete visto il film. Seconda cosa, perché questo sarà uno dei libri protagonisti del 5 per un autore, appunto su John Green, che uscirà il 21 marzo. Appuntatevi la data, anche se probabilmente l'avrete già fatto. Sarà il primo 5 per un autore, ovvero quella rubrica dove vado ad analizzare l'autore attraverso le sue opere. Quindi mi raccomando, non perdetevelo. Comunque, a questo libro ho dato 3 stelle perché mi aspettavo forse qualcosa di più. Il film mi era piaciuto abbastanza. Boh, il terzo libro che ho letto è stata una vera e propria delusione, forse per il genere che non è assolutamente il mio, ma l'ho trovato una lettura estremamente pesante. AI, Intelligenza Artificiale di Brian V. Aldiss. L'avevo comprato a un mercatino dell'usato pensando che fosse la trasposizione letteraria del film di Spielberg, quello che sarebbe una specie di retelling di Pinocchio. Non so se avete visto il film, a me era piaciuto tantissimo. Quando ho visto il titolo, sinceramente, non ho neanche dato troppa importanza alla trama, al prologo, via dicendo, e l'ho comprato. Mai fare acquisti a sentimento, soprattutto in questi casi. A me, come sapete, piacciono tantissimo i libri da cui vengono tratti poi dei film. Mi piace fare il confronto. In questo caso, i primi 3 racconti sono serviti per trarne appunto il film che ho amato. Il problema è che questi 3 racconti non c'entrano praticamente una fava con il film, e i racconti seguenti sono una sottospecie di Alice in Wonderland fantascientifico, da tanto che sono complicati. Ricordo che ho provato la stessa sensazione quando lessi il romanzo di Carroll. Qua, oltre al fatto che è molto molto confuso e perde il filo del discorso, sono tutti racconti separati, ringraziamo il cielo. C'è questa questione fantascientifica che io non digerisco nella maniera più assoluta, a meno che non sia appunto molto 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 romanzato. Un livello di fantascienza di questo tipo l'avevo trovato in Jurassic Park, però in Jurassic Park, appunto, aiutata dal fatto che dal romanzo avevano tratto un film che mi era piaciuto veramente molto ed era comunque una storia con un filo logico, ero riuscita a digerirlo meglio. Qua, racconti separati, tutto molto molto troppo fantascientifico, addirittura forse matematico, quindi lasciamo perdere una stella ed è già tanto. Il quarto libro che sono andata a leggere è stata una rilettura, di cui vi parlerò in maniera più approfondita il 24 febbraio, in occasione della Books Review mensile, di una delle due Books Review mensili, la storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepúlveda. Bellissimo, gli ho dato 5 stelle, inutile dirlo, perché è una lettura con delle tematiche spaventosamente attuali, ma molto molto fruibili anche ai bambini, aiutati forse anche dal lungometraggio animato di Enzo Dalò, stesso autore del lungometraggio di Momo, cui ho parlato nella recensione del 13 gennaio. Bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, mi ha fatto sognare, l'ho letto in maniera molto molto veloce e scorrevole, consigliatissimo, ci vediamo il 24 febbraio. Quinto libro che ho letto è stato Il saggio di Robin Norwood, Donne che amano troppo. Non gli davo una grande importanza a questo saggio, mi sembrava una buona occasione di leggerlo, un buon argomento, come dissi nella scorsa wrap-up e TBR, pensavo che fosse adeguato come argomentazioni a quello che ricerco io nei saggi psicologici.
psicologici. Ragazzi, è stata una rivelazione. Mi è sembrato dall'inizio fino alla fine di leggere la storia della mia vita. Tutte le varie sfaccettature, forse in alcuni casi un po' troppo amplificate e lontane dal mio vissuto. Vi giuro che è stato quasi uno shock leggere nelle parole di quest'autrice, che comunque sono tutte tratte da storie vere. Questa autrice è una terapeuta, quindi lei prende spunto dai suoi casi clinici, la mia vita, praticamente la mia vita, e soprattutto ho versato qualche lacrima sull'ultimo capitolo che parla della guarigione, perché in questo momento io mi trovo in una fase della mia vita dove suppongo di star guarendo dall'amare troppo, perché è sempre stato nella mia vita un mio problema, per il mio vissuto, per il mio passato, che non starò qui a raccontarvi. E questo libro penso che in parte mi abbia veramente aiutato ad avere una consapevolezza maggiore del fatto che io stia guarendo. 5 stelle solo per il fatto che è molto molto attinente alla mia situazione attuale ed è arrivato al momento giusto. Come extra della TBR che vi avevo annunciato lo scorso mese, ho letto questo libricino che mi è stato regalato da mio zio a Natale, in condivisione con mio fratello, a cui lo passerò finito questo video. È 25 grammi di felicità di Massimo Vacchetta e Antonella Tomaselli. È una biografia barra autobiografia di Massimo Vacchetta, che appunto è un allevatore di ricci, o meglio, non è un vero e proprio allevatore, ma gestisce e ha fondato a suo tempo, qualche anno fa, un rifugio per i ricci ritrovati magari in fin di vita, con gravi disabilità, oppure cuccioli abbandonati. Insomma, qualunque riccio venga trovato viene spedito attraverso un ente della salvaguardia degli animali selvatici che si trova a Cuneo, in questa sede distaccata che è appunto il rifugio La Ninna per ricci, fondato da Massimo Vacchetta dopo aver trovato una ricetta, dopo averla accudita con tanto amore, quasi al pari di una figlia. È stata una storia davvero tenera, molto carina, toccante, ti sensibilizza oltre l'immaginario verso la salvaguardia degli animali di qualunque genere specie, di qualunque grandezza, e ti viene veramente voglia di amare i ricci anche se è l'ultimo dei tuoi pensieri. Gli ho dato 3 stelle perché non è dimenticabile, meritava comunque una via di mezzo, diciamo. Non è uno di quei libri che consiglio chissà quanto oppure che rileggerei, ecco. Però è stata una lettura piacevole, soprattutto molto scorrevole, in un giorno l'ho praticamente finito. Wrap up esaurita, passiamo alla TBR. Come dicevo prima, io ho deciso di azzardare perché ho visto che ho ripreso i ritmi di una volta nel leggere libri, sto riadattando piano piano al fatto di leggere tutti i giorni qualche pagina, e di conseguenza sto piano piano esaurendo i libri che ho in libreria da smaltire, perché il proposito di quest'anno è di non comprarne fino a che non esaurisco quelli ancora da leggere. Detto ciò, ho contato i libri che effettivamente ho da leggere in libreria e sono solo 84. Io pensavo fossero più di un centinaio, invece sono arrivata alle 2 cifre, quindi questo mi ha rincuorato molto e voglio aumentare un po' il ritmo delle letture. Ho scelto delle letture ad hoc, un po' per necessità, un po' perché comunque si tratta di letture abbastanza brevi e leggere, e poi c'è qualche azzardo. Il primo libro che voglio diluire durante tutto il mese, Poesie d'amore di Jacques Prévert della Guanda. Queste poesie mi sono sempre piaciute tantissimo, Prévert è uno dei miei poeti preferiti, questa c'è anche una delle mie poesie preferite in assoluto. Mi sono prefissata di leggermi 3 o 4 poesie al giorno, perché divorarlo come un libro normale lo finirei in un giorno ma non ci capirei niente, invece vorrei analizzare come si deve ogni poesia e magari dedicarci poi un video, poi fatemi sapere se vi può interessare. Ovviamente devo continuare con la lettura di John Green per il video che vi dicevo prima di 5 per un autore, che uscirà il 21 marzo, quindi i prossimi libri che leggerò sono Prima Catherine e Cercando Alaska. Non ho aspettative per questi due libri, mi hanno detto che entrambi sono molto belli, devo rileggermi un attimo le trame perché nel frattempo me le sono scordate, penso che valgano la pena, almeno lo stile di John Green mi è risultato molto scorrevole nonostante la mole dei suoi libri. Non avendo aspettative sulla trama, vi farò sapere. Altro libro classico, questo è stato uno degli azzardi tra virgolette, Frankenstein di Mary Shelley, classico di fantascienza in un certo senso, storico, tutti i generi che io normalmente schifo e aborro. Questa è una vera e propria sfida, ma ce l'ho in libreria da talmente tanto tempo che veramente penso di doverlo leggere assolutamente, anche perché mi era piaciuto tantissimo, so che c'entra fino a un certo punto, ma mi era piaciuto tanto il film d'animazione di Tim Burton, Frankenweenie, che appunto prende ispirazione da questo romanzo. Poi ho visto il film recente su Mary Shelley, mi era piaciuta la sua storia, la sua biografia,
scuola quando la studiavo mi piaceva, quindi perché no? Proviamoci, poi al massimo andrà male, ma non andrà sicuramente peggio di altri libri. Un libro sul quale non ho aspettative, mi aveva attratto per i presunti protagonisti di questo libro, adesso capirete perché, L'uomo che allevava i gatti di Mo Yan, con gli autori orientali, in particolare giapponesi, cinesi, eccetera. Non ho un grandissimo feeling. Questa storia qua, parlando di gatti, sapendo che i libri sui gatti li adoro, spero che confermi le mie aspettative di libretto scorrevole, comunque dalla facile lettura. Un libro che risulta essere una rilettura, anche se quando lo lessi da preadolescente, quindi l'avrò letto che avevo 10 anni, non risultò particolarmente memorabile, ma quando lo vidi al libraccio, contatissimo, ho deciso di comprarlo e di rileggerlo. L-O-V-E di Chloe Raiban. Nessuna aspettativa nei confronti di questo romanzetto, ricordo che mi era piaciuto ma non particolarmente, di conseguenza sarà una lettura comunque veloce perché probabilmente leggendolo mi ricorderò anche della storia. Poi vi dirò sullo stile, perché sfogliandolo già percepivo uno stile non particolarmente bello. E siamo già a quota 6 libri. Dato che ho superato da poco i 100 iscritti e vi devo assolutamente ringraziare di questa cosa perché il vostro sostegno è veramente fondamentale, ho deciso di premiarvi e di fare una cosa che mi stavo riproponendo di fare da tantissimo tempo. Ora, non so se tutti lo sapete, ma penso di sì, se mi seguite, io ho scritto un libro. Ho scritto un libro che è uscito nel luglio del 2017, quindi risale ormai a 3 anni fa. Lo scrissi durante l'estate 2015 e poi, dopo un lungo percorso di pubblicazione, finalmente è stato pubblicato. Ha avuto un discreto successo, continua ad avere un discreto successo. Si tratta di un libro Young Adult. Qua sotto nella descrizione trovate tutti i link ai video e ai punti vendita online di questo libro, ma comunque in generale se lo andate a ricercare nelle librerie dovreste trovarlo, lo trovate anche su Goodreads e Goodreads vi rimanda a dei link di acquisto di questo libro. E ovviamente ho deciso di rileggerlo. Scimmie di Giorgia Caterino, che sarei io, ho deciso di rileggerlo con gli occhi di una persona che non conosce la storia. Ha uno sforzo incredibile, voglio veramente cercare di immedesimarmi nel lettore, anche perché adesso sto scrivendo il seguito e non vorrei perdere troppo di vista i personaggi originali. So che la storia io la conosco a memoria, avendola ideata io, però dopo tanti anni che appunto l'ho scritto, mi piacerebbe rileggerlo prendendolo in mano proprio come un vero libro. Esperimento carino e tranquillo, vediamo se riesco a farlo a febbraio, spero di avere tutto il vostro sostegno. Quale libro vi è piaciuto di più di quelli della wrap-up e della TBR? Quale vi incuriosisce di più? Tra tutti i libri nominati ce n'è uno di cui vi piacerebbe che facessi la recensione? Fatemi sapere qua sotto nei commenti, dove lo spazio è assolutamente tutto vostro ai limiti del possibile. Nell'info box, in descrizione, nei bottoncini qua in alto trovate tutti i miei social, contattatemi, commentatemi e soprattutto sostenetemi. Sono aperta a collaborazioni, potete inviarmi via mail o contattarmi appunto attraverso i vari social. La mia mail la trovate proprio qua sotto nella descrizione. Noi ci vediamo con il prossimo video il 3 febbraio, con il primo appuntamento di febbraio con Danza con Gio. Mentre la prossima wrap up e TBR ovviamente sarà il 1° di marzo. Un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!